Salve a tutte e tutti, qui ancora una volta il vostro Santen Chan e ci ritroviamo a parlare del tema del giorno, anzi dei temi forse del giorno. Comunque vai con lo stacco, che quelli che di YouTube mi dicono sempre che vanno molto. Quindi 3, 2, 1, i temi del giorno. Ti tollererò questo mio videoblog, i viaggi del Papa Francesco. Infatti già volevo dire qualcosa circa il viaggio del Papa a Cuba, che se non mi sbaglio è arrivato ieri a Cuba. Oggi è approdato negli Stati Uniti. Ieri la gente si diceva: che novità, il Papa che va a Cuba. In realtà già altri papi ci sono stati a Cuba. E poi si parla sempre del regime dittatoriale, assolutistico, che ha leggi medievali, che ha una struttura molto verticale della società, che ha regole medievali, uno stato dittatoriale nel quale uno fa i diktat, tutti obbediscono, che il leader è infallibile. Naturalmente non mi sto riferendo al Vaticano, mi sto riferendo a Cuba, che per scacciare Battista e la dittatura sanguinaria di Battista hanno fatto una rivoluzione. Questa rivoluzione, per promuovere i valori sociali e umani, ha impedito però di andare alle libere elezioni. In pratica i Castro sono rimasti al potere per più di 50 anni. Questo nel nome delle libertà, del socialismo, contro invece la dittatura che c'era prima. Ecco, perché hanno fatto una rivoluzione contro una dittatura per poi non far votare la gente? E quello non l'ho mai capito. E l'altro stato assolutistico, che ha inquisito persone, le ha torturate, le ha anche uccise, come il regime comunista dei Castro, è stato il Vaticano nel passato, la Sacra Inquisizione spagnola, l'Inquisizione in tutta Europa, la caccia agli eretici e alle streghe, erano cose del Vaticano. Quindi in realtà il Vaticano ha più cose in comune con i regimi comunisti di quelli che uno crede. E quindi Dio li crea e loro poi si accoppiano. Adesso il Papa è stato negli Stati Uniti oggi, poi domani non so dove andrà. Questo Papa, che giustamente dice che bisogna dare rifugio ai profughi, ma non ha detto nulla riguardo il tentare di risolvere i problemi a monte di questo esodo, perché veramente soltanto accogliendo i rifugiati non si risolve nulla, anzi peggiorano le cose. Bisogna risolvere il problema che è stato provocato dalle primavere arabe. Quindi il Papa è andato da Obama a dirgli che bisogna dare asilo ai rifugiati. Ma perché non gli ha detto a Obama, il Papa, se aveva coraggio, ma che cazzo le ha fatte fare queste primavere arabe? Perché si è andato a bombardare Gheddafi e Saddam Hussein? Vabbè che Saddam Hussein l'ha bombardato George Walker Bush Jr., ma Gheddafi c'era Obama quando è stato attaccato, e anche Bashar al-Assad. Uno potrebbe pensare che è stata attaccata la Siria da soldati statunitensi sotto Bush. No, c'era Obama. E queste primavere arabe, chi le ha orchestrate? Perché il Papa non glielo va a dire a Barack Obama? E poi in questo è stato più sincero il Dalai Lama, che dall'inizio gli ha detto a Bush di non rispondere alla violenza con la violenza.
non l'hanno sentito, e da allora, dall'11 settembre 2001, il mondo è peggiorato. Già non ci sono più equilibri geopolitici stabili, ed è iniziato a escalare questo dramma dell'immigrazione dal 2011. No, perdono, 2001. Dal 2001 sono 14 anni che già avevamo problemi con i profughi, con gli extracomunitari, ma dal 2001 è stata un'escalation che ha peggiorato tutto. Adesso che serve questa visita del Papa a Barack Obama? A che serve? Io ho visto che è stato molto ossequente il Papa con Barack Obama. Chi questiona queste cose che ho detto? Che il fatto è che bisogna terminare le guerre e distruggere l'ISIS e non semplicemente dare rifugio ai profughi che le intervenzioni occidentali hanno provocato. Perché vediamo che può fare Putin adesso. Il Papa doveva andare da Putin, non da Barack Obama. Perché il mondo è sotto scacco degli anglosionisti, degli statunitensi, e bisogna cercare un contropeso, per un contraltare, per fermare questa globalizzazione nordamericana che finirà con l'appiattire, col distruggere tutto il mondo. Quindi io spero che prossimamente vada da Putin il Papa, questo Papa coraggioso che lotta contro i pedofili, che lotta contro le discriminazioni, ma per adesso, a parte grandi enunciamenti, non ha fatto nulla di diverso. Il Vaticano continua a essere uno stato medievale, totalitario, con un 600-800 abitanti, di cui quasi nessuno, anzi nessuno, è nato nel Vaticano. È uno dei pochi stati ad avere i suoi cittadini che sono di origine straniera unicamente, e molti di quei cittadini del Vaticano, della Curia Romana, perché vive la Curia Romana nel Vaticano, non sono manco nati in Italia. E quindi poi per quello è andato a Cuba a trovare un suo collega, il fratello di Castro, l'altro Castro, che loro governano con gli stessi principi e gli stessi crismi totalitari, perché i cattolici sono dogmatici nei confronti della dottrina della Bibbia. I comunisti cubani sono dogmatici nei confronti della dottrina del comunismo, che è il Capitale e altri libri. Quindi sono i fanatici del libro, dei libri comunisti o dei libri cristiani. Si sono trovati e non si recriminano gli uni e gli altri, i morti degli uni e degli altri, perché non ci scordiamo che c'è stato un anticristianesimo a Cuba e nel mondo comunista, ma anche nel mondo cristiano un anticomunismo esacerbato. E se no, andate a vedere in Ungheria quello che ha fatto certo Monsignor Tisu contro i comunisti, si è alleato con Hitler. Quindi nel passato si odiavano cattolici e comunisti, e se potevano si ammazzavano. Altro che Don Peppone e Camillo. No, Camillo e Don Peppone era un racconto naif. Nel passato sono successe cose peggiori. Beh, mi sembra che questo incontro fra Papa Francesco e Castro e Papa Francesco e Obama è stata la chetichella, una forma di incontrarsi fra questi leader, alla chetichella, alla carlona, di convenienza, per produrre delle cartoline, delle fotografie. Il Papa si voleva garantire che a Cuba, che sta in pratica calando l'influenza del comunismo, che le vecchie guardie stanno tutte morendo, e che le nuove reclute del comunismo sono troppo giovani come per avere uno spirito realmente comunista, in pratica sono comunisti alla carta, ma sono anche capitalisti.
Quindi sta scemando l'influenza del comunismo cubano sulle nuove reclute, incluso sui nuovi iscritti del Partito Comunista Cubano. E il Papa vuole garantirsi l'influenza sulla regione ed è andato a Cuba prima che potessero arrivare i testimoni di Geova, gli evangelisti, i mormoni e altri pentecostali ed evangelisti nordamericani, che sono tutte sette che si espandono per avere un'influenza geopolitica. Ed è andato in Nord America anche per conservare la sua influenza geopolitica e perché il Vaticano non si è scordato dagli Stati Uniti e dalla CIA, che è stato fedele a Nord America sin dai tempi di Wojtyla e di Marcinkus, cardinale nordamericano che ha fatto molti sporchi giochi a nome per conto della CIA con il Vaticano, Lech Walesa e Solidarność in Polonia in chiave anticomunista. Vi lascio al prossimo commentario. Ciao.